E ciao! Oggi siamo su Prova a non ridere challenge 2. Siccome quando ci sono le persone non mi fanno ridere queste cose, che ho fatto? Proviamo con i gatti, che sono le cose che mi fanno più ridere al mondo. Sì, oltre i bug su Minecraft, ma no, quelli no. Cominciamo. No. Sembra Jack e Rose nel Titanic. È impazzito. Anche troppo. No, non può. Perché? You have very big freaking legs, man. Oh, I didn't mean this. Quelle surprise, la seconde boulangerie du jour réserve à notre jury. Gatto! Hey, why are you such a bitch? Ti sei calmo. That scared of hacky sack? Let's find out. Tipo con i cetrioli. Dopo questo video mi prenderò un gatto, perfetto. Sta ballando. Bravo. No, no. Don't touch it. Non toccarlo. Gatto tag life. Vabbè, non ho posto. Omegle. I know what you're thinking. Avete visto? Vero? Ti sei spaventata appena hai visto i gatti, nonostante siano troppo scemi. Sì?
anche troppo si è spaventato, guardate. È rimasto paralizzato, è troppo calmo. Non si sta lavando niente. Glielo patatone mio. Ma quanto è tenero, si fa prendere così. Amore, Dio. Ho scoperto da poco che sono tipo Curi, cioè il padre, è figlio di un incrocio fra due razze, però un po' simili, quindi con i cuccioli, però se, nei cuccioli si è visto di più, o diciamo, i cuccioli di più, invece dal padre di meno, non lo so perché. Infatti, dovrebbero essere proprio, come dire, se guardate il pelo, scusa, oh, fatti prendere, fatti vedere, se vuoi diventare famoso ti devi far vedere, ecco, il pelo non è proprio un colore forte, così, nero e poi un senape più forte, più chiaro, no no, è tipo un po' grigiastro, invece, infatti, perché l'altra razza ha un pelo un po' grigiastro, quindi, però patatone mio, ecco. Ora, vedi che sei famoso. Ti abbiamo ripreso quando sei nato, lo sai? Abbiamo proprio un diario tutto su di te. Ah, comunque lui non è Papà Pippo. Perché? Cioè, Papà Pippo è scappato molte volte, ma molte. Ed è diventato molto aggressivo. Quindi, Pippo, nonostante tutto, a che era aggressivo, a che è diventato un angelo, va bene. E quindi tipo si fa prendere sempre una cosa bellissima. Cioè me lo metto addirittura pure sulla spalla, tanto non fa niente, manco mi morde. Quindi vero, amore, piccolo, quanto sei tenero. Dai, salutali, salutali. E ciao! Allora, vi tenevo a dirvi due cose. Una sul mio secondo canale, che si mette Fimet, quello che è la mia migliore amica, sta per prendere vita. Quindi io vi lascio il link in descrizione qui sotto, del primo video che l'ho pubblicato io, perché non lo so, non mi risponde in questi giorni. Quindi diciamo che proprio se cercate si mette Fimet direttamente, come ve lo scrivo io qui ora, qui, troverete, diciamo, soltanto un canale, cioè il nostro. Quindi, vabbè, io il nome l'ho inventato apposta, che sia l'unico. Prima ci chiamavamo così e cosa. Quindi vi lascio capire com'era. C'erano una miriade di canali proprio così. Allora che ho fatto? Ci chiami? Anche perché non riuscivamo più a capire qualcosa, come entrare entrambi in questo canale. Mentre insieme a te Fimet, che siamo ovviamente ora più aggiornate su come si fa, magari almeno possiamo controllarlo noi due. Quindi, mentre la seconda cosa è che sta per ricominciare... No, okay, mi sembrava che c'era il criceto qua, mamma mia, spavento. La seconda cosa è, sta per cominciare la scuola e io troverò pochissimo tempo per fare dei video. Quindi ne usciranno... penso abbastanza pochi, perché tra la mattina andare a scuola, poi riposarsi almeno quei 5 minuti, che poi dopo il pranzo poi fare video, cioè prima devi fare i compiti, poi non so che ora si finisce, poi diciamo poi devi fare i video, la miniatura, che ci impieghi un anno a cercarla, così a sistemare tutto bene, non si può, anche ad editare i video. Cioè, troverò pochissimo tempo per farlo. Quindi io direi che quando finirà la scuola, o magari avrò delle vacanze, o magari il fine settimana forse, il sabato di più, perché la domenica sembra un po' strano, però troverò, vediamo se troverò il tempo, perché non me la sento di chiudere il canale, anche perché è un passatempo quando non faccio niente, tipo quest'estate, che è bello. Allora, quindi, non preoccupatevi, non chiuderò il canale, quindi, erano soltanto queste cose che vi volevo dire. Noi ci vediamo in un prossimo video e ciao!